Siamo al Pala Ruffini, dove si sta svolgendo in questo momento il Trofeo in Alpi, gara valida per la Coppa del Mondo di fioretto di scherma femminile. In pedana ci sono le migliori atlete al mondo, tra cui le italiane Valentina Vezzali, Arianna Enrigo e Elisa Di Francisca. 143 atlete provenienti da 25 nazioni, da venerdì a domenica si sono sfidate sulle pedane del Pala Ruffini. In palio il Trofeo in Alpi, gara valida per il sesto appuntamento della Coppa del Mondo di fioretto femminile, organizzata dall'Accademia Scherma Marchesa di Torino. In gara c'era il meglio della scherma, con le nostre plurimedagliate atlete. Valentina Vezzali ha dimostrato ancora una volta di essere una campionessa senza età. Dopo aver battuto Martina Batini agli ottavi di finale, ai quarti la Jesina ha dovuto inchinarsi ad Arianna Enrigo, nel secondo derby azzurro consecutivo. Il tabellone ha poi messo di fronte in semifinale le connazionali russe Anastasia Ivanova ed Irina Deriglazova, allenate dall'ex commissario tecnico dell'Italia Stefano Cerioni. L'altro assalto verso la finale ha visto incrociate due lame tricolori. Elisa Di Francisca, ora alle Olimpiadi di Londra, ha avuto la meglio su Arianna Enrigo, vincitrice a Torino lo scorso anno. La finale però ha premiato la Deriglazova, che ha messo a segno la stoccata vincente a 3 secondi dallo scadere. L'Italia si è poi riscattata domenica nella gara a squadre, dove le azzurre hanno battuto in finale le russe 45-35.